Oggi facciamo un bike check un po' particolare. Li vedete questi, ragazzi? Questi sono gli occhiali che simulano la visione alcolemica. Leggi cosa c'è scritto qui, leggi. High level alcovista. Per farvi capire come si vede da questi occhiali, vi lascio questa clip che abbiamo trovato su YouTube e ci siamo ispirati a quel video. Hey sir, get you some more water. Visti i precedenti bike check, che abbiamo fatto tutti bike check particolari, bendati, l'anno scorso abbiamo fatto montare la bici agli sconosciuti, quest'anno siamo andati oltre, abbiamo detto cos'è che possiamo fare? Volevamo metterci in difficoltà a montare la bici, perché per noi è troppo semplice montare una bici così, cioè fare il classico bike check è noioso, ragazzi. Tanto per iniziare, ragazzi, abbiamo qui una nuovissima Rose Rottweiler, come vedete messa a telaio, ma abbiamo qui gli altri pezzi. Una forcella con la cipolla, copertoni 4, non so perché. Nuova manubrio. Poi qua cosa abbiamo? Industry 9 con bicchieri, una bici da bambino recuperata dal video delle bici da bambino, ragazzi, con attaccata la sella, e poi su un tavolino speciale. Questi, da solo, che sembra la più innocua, ma non è così. Ma il discorso non è che monteremo semplicemente la bici così, prendo i pezzi e monto. È già difficile, perché se io adesso da qui voglio andare a toccare la bici montare la bici con questi è difficile, magari c'è il rischio di spanare, sapete, qualche brugolina, mancare qualche presa di qua di là, ma niente di così eclatante. Quindi abbiamo detto no, facciamo delle sfide, coinvolgiamo i ragazzi per l'intrattenimento, per YouTube, per scoprire cosa sono queste sfide. Uno potete un po' immaginarvi, ma il battitore, il cowboy, il cuoco, il cameriere, il rider, il goloso. Non perdiamo altro tempo, ragazzi, entriamo nel vivo del video e facciamo entrare i nostri partecipanti. Direttamente dalla periferia più brutta di Bollate, dove i ragazzi biondi vengono selezionati alla nascita per essere impiegati statali. 19 anni, Riccardo Spallotti. Subito a seguire una statua della Monza Bene, 16 anni di fatto ma 45 su Instagram. Ecco a voi il sasso. Non poteva mancare il cupido di Bergamo, colui che ha la bestemmia facile e non ha paura di usarla, Eros Ramazzotti. Non ha i soldi per le pastiglie della bici, ma spende 600 euro per un tavolo a Forte dei Marmi, uomo slinzega. L'uomo che impegna le sue giornate a portare giù il cane, cripto guru nella vita reale, Alboreto, signore e signori. E poi ci sono io, che come Gianni Savastano e i suoi guaglioni... Soldati, oggi abbiamo una missione importantissima: montare questa bellissima Rose Rottweiler con questi fantastici occhiali. Ci siamo capiti? Wingardium Leviosa. Qui dentro abbiamo preparato questo astuccetto con dentro dei bigliettini con elencati tutti i nostri nomi. Ognuno quindi dovrà fare una sfida delle sei elencate. Un attimo, toglietevi un attimo le vostre bellissime chiome. Un attimo di reaction, giusto, sì, per bene, vedere. Raga, se facciamo danni con queste robe. No. Non so dove sono. Easy one. No. Porco. Siamo pronti? Paschi te, basta. Allora, la prima challenge è il battitore. Vai. Uomo slinzega. Uomo slinzega. Allora, la prima sfida è il battitore. Abbiamo qui chiaramente forcella, pallina e cipolla. Tu devi andare in cima al coso, no, con gli occhialetti. Come in cima? Questo non lo sapevo. In cima alla spina. Da adesso, finché non mi monti la forcella, non te li puoi togliere. No. Ah, vuoi la pallina o la cipolla? Vai a montare la forcella. Può montare la forcella. Andiamo. Dammi il tuo bel ditino, che ti metto un po' di grasso. Vai, mettilo giusto. Vai. Sopra. Esatto, ecco, così vedi bene, vai. No, perfetto, ecco. Allora, la più facile, te lo assicuro, la cosa più facile. Si è balzato tutta la roba. Esatto. Secondo, fidante, che prova, che prova? Il cowboy. Attenzione, cowboy. Alboreto! Alboreto, il cowboy! Ti spiego la sfida, siccome non può filmare, adesso spiego io. Hai lì quattro copertoni. Hai presente il gioco del ferro di cavallo, che devi lanciare il coso rotondo e prendere l'obiettivo? L'obiettivo è una persona in piedi, però qui in questo caso ti devi scegliere uno sfidante, e siccome non abbiamo due occhiali, per imitare la simulazione alcolemica dovrete semplicemente fare 10 giri guardando per terra veloci. Chi perde dei due dovrà montarmi entrambi i copertoni con sugli occhiali, perché montare i copertoni da enduro, specialmente gli Schwalbe, già senza occhiali sono bestemmie, che sono durissimi. Con gli occhiali andrà tutto bene. Scelgo lo sfidante. Secondo me Ricky, facciamo Ricky, sì. Se vinci non devi montarli. Allora, avete due copertoni a testa. Chi per primo li mette tutte e due dentro Eros vince. Ogni lancio deve avere almeno 8 spinnate. 8 giri su voi stesse che guardate per te. 3, 2, 1, via!
Vai, 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 vai. Oh, devi... Oh, oh, oh. Vai, lancia. Mettiteli subito, non devi riposare. Mettiteli, bastardo. Già l'alboreto di su non è capace di montare i copertoni. Ma poi guarda, mette dentro sopra e gli esce sotto. Ragazzi, ovviamente era più facile del previsto, ci abbiamo messo pochissimo. Ecco qua i copertoni montati sulle ruote. Tutto da solo. Tutto l'ora ci ha messo più vero. Guardami. La rana! Allora adesso terza sfida. Il cuoco, ragazzi. Apri, apri. Toto! Toto il cuoco! Sai che mi si addice un po' il cuoco, perché io da piccolo il mio sogno era fare il pasticcere. Comunque sono contento, perché in realtà più andiamo avanti più sono stronze alcune sfide. E sono soddisfatto di fare questa. Ma cosa dovrà fare il cuoco con queste belle uova al manubrio, ragazzi? O la manopola? Casualmente abbiamo capito che stanno in equilibrio, ma vi assicuro che è difficile tenerle senza sugli occhiali. Io adesso dovrò mettermi sugli occhiali, tenere questo in equilibrio. Fare 10 giri e tenerle in equilibrio. No, e fare un giro completo di pump track correndo. Ovviamente, siccome questo, secondo me, non ha buone aspettative, quello così. Uno cambia livelli di difficoltà. No, c'è la manopola che è un po' più facile. Sì. Se proprio non riesco, stem, che è un po' più grosso, il buco è un po' più facile. Ok, incominciamo a girare, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Metro. Secondo livello, vai. No, no. Vai, lo stem, dategli uno stem a quell'uomo. Sì. Pianino. Attenzione, arriverà in fondo. Vai, vai, vai. No, prima delle ultime due gobbe. Marend. Che cazzo stai facendo? Lo stai studiando. C'è un problema di fondo. C'è un problemino, Toto, eh. Ah, minchia. Ah no, gli sei spacer di merda. No. Oh, un applauso. Guarda la mia fronte, tutta la mascherina sudata. Guarda dove c'ho la goccia di sudore. Sta entrando in bocca. Nel frattempo, ragazzi, sono aggiunti alle sfide questi tre esseri. Quindi aggiungeremo i loro tre bigliettini dentro l'astuccetto. Ci sarà qualche fortunato che non dovrà fare nessuna sfida. Vi dico una cosa. Prossima sfida ve la spiego a tutti. Vedete questa bellissima ruota? Date la sfida numero 4, come si chiama? Il cameriere. Eros Ramazzotti. No! Eros Ramazzotti, sì. Luca il canarino. Ah! Oh, Cada, vieni qua un secondo, guarda qua. No, oh, ce l'abbiamo fatta. Quinta sfida, il rider, ragazzi. Il Sassaro Rider. Il prossimo pezzo da montare è la sella. Il nostro rider scelto è il signor Sasso. Ovviamente sempre con gli occhialetti da ubriaco. Dovrà sedersi sulla sella non montata, solo appoggiata, e farsi un bel giro completo della skill line sulla biciclettina da bambino. Vai, bro. Fa fatica a salire. Fa fatica. Dai, 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 dai. Vai, vai. Dai, dai. Dai, bravo.
Easy. Monta sta cazzo di sella. Cazzo misterioso. Sembra esattamente il signore che aveva montato la sella, che aveva messo strano, gliela partita via. Va bene, te la provo. Te la provo, Sasso. No. Come è stato? Ah, via, basta, è andato. Il Sasso è deluso. Prossima sfida. La bici, ragazzi, praticamente montata. Mancano solo i pedali. E una sfida. Goloso. Io vi dico, quest'ultima è la più imbarazzante. Oh! Oh! Lupino! Bevo! Appena detto. Oh, non la so, non me l'hai appena detto. Toto, spiegamela che non ho ancora capito, vai. Come mancano solo i pedali, bisognerà prendere la bici montata, andare al primo drive che c'è vicino al parco, che è il Burger King Drive, ordinare un qualsiasi cosa vuoi. E oltre a prendere quello che vuoi, devi anche chiedere alla tizia che risponde al drive un paio di pedali, perché non ce li hai. Il tutto condito dagli occhiali da ubriaco, ovviamente, per dai, essere sobri. Io non capisco dove sto andando, non ho i pedali. Eccolo. Benvenuta in drive, prendina pure. Ciao, volevo chiederti un crispy McBacon. Crispy. No, crispy, scusami, un Bacon King, credo che sia. Ho sbagliato. Sì, scusami, no, mi sono confuso. Ok, comunque fa da bere? Senza ghiaccio. Ah, ok, senza ghiaccio. Ma nel menu sono compresi anche i Cromag? I? I Cromag. Non ho capito. E i pedali, perché sono in bici e non ce li ho. Pedali! Sono dei pedali! I pedali? Sì. No. No, ok, ok, fa niente allora, dai, va bene così. A posto così? Sì. Ok, vieni pure avanti. Ok. Ciao. Ciao. Ok, quant'è? 9,70. Ok. Ehi, amico, questo bike check è stato una bomba, cazzo. Io direi che ci siamo sforzati a sufficienza, soprattutto ultima sfida con Ivo, ne vale tutto il video quella roba lì, secondo me. Però vi devo dire che in realtà per ideare queste sfide ci abbiamo messo un po', abbiamo cercato di unire aspetti bici con aspetti di intrattenimento. Non facciamo video tecnici noi sul canale, proprio perché il nostro obiettivo non è far video tecnici sulle particolari, ci sono altri canali. Il mio canale vuole essere intrattenimento e allo stesso tempo sport. Quindi facciamo ogni tanto video così, un po' stupidi, un po' divertenti, ma che comunque vi fanno vedere la bici nuova. E ogni tanto invece video di più action. Ragazzi, il canale è mio e decido io cosa fare. A meno che non mi hackerate il canale. No. Mi raccomando, ragazzi, se siete interessati alla Ruth Miller, vi lascio in descrizione il link dove guardarla, acquistarla, vedere se è disponibile, se non ci sono 45 settimane di attesa per comprarla. Lì dipende se voi siete lenti o veloci a comprare la bici. Non è che dovete dar la colpa, perché se bici finiscono, il brand, non è che sono infinite le bici, capite? No. Però mi raccomando, se volete supportarmi, acquistate le Rose dai miei link in descrizione. Ragazzi, tutto fatto. Basta, ma se per caso vi vengono altre idee con questi stupidi, scrivetemelo. Grazie. Ciao. Ciao.